Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Vi racconto un fatto che ci è successo non molto tempo fa. Stavamo suonando a una festa di matrimonio e un signore si avvicina al nostro DJ e gli chiede di mettere un tango. Ovviamente lui gli dice di sì, appena sarà possibile vi accontenterò. Perché in quel momento si stava facendo un altro tipo di ballo, tipo dei balli di gruppo. Dopo 5 minuti, questo signore si avvicina con un coltello e minaccia il ragazzo dicendo: "Tu non mi stai mettendo quello che ti ho chiesto". Ovviamente il nostro DJ spaventato dice: "Vabbè, ma io ve lo metto appena possibile". Insomma, probabilmente il signore aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, però poi sono riusciti a calmarlo, a bloccarlo. E tutto questo per dire che probabilmente questo accade perché non tutti rispettano la professione di chi fa il musicista. Questo invece secondo me è un argomento davvero fondamentale per chi, perché non tutti riconoscono il cantante come un professionista. Cantare in libertà. Questa puntata la voglio dedicare spezzando una lancia a favore dei musicisti, dei cantanti che lo fanno per professione, perché non tutti riconoscono questa nostra come una vera professione, ma sembra quasi un hobby. Sì, ma voi vi divertite, fate le due canzoni, e invece non è proprio così. Vi spiego il perché. Quando noi dobbiamo cantare in una serata, dobbiamo fare un concerto, ad esempio, per realizzare quelle 2 ore di concerto abbiamo bisogno di intanto studiare tutta la vita, ognuno il proprio strumento, e questo va bene, tutti studiano, è ok. Ma poi noi ci vediamo tante volte per fare delle prove, provare il repertorio, segnarci tutti gli stacchi da fare, insomma le prove sono tante e quindi tutto questo lavoro noi lo facciamo gratuitamente prima o addirittura andiamo a pagare una sala prove per poterlo fare. E quindi quelle 2 ore dove noi guadagniamo ad esempio 100 euro a testa, non significa che noi per 2 ore vi dobbiamo dare 100 euro, che 2 ore dovete lavorare. Invece non è proprio così. Io vorrei che questo sia chiaro un po' a tutti, perché come succede ad esempio ai dottori, noi quando andiamo a fare una visita, siamo 5 minuti, paghiamo 50 euro se ci va bene ad esempio, però è chiaro che un dottore, per arrivare a prescriverti una ricetta, sto dicendo delle ovvietà, però è così, ha studiato tutta la vita facendo tantissime rinunce e allo stesso modo anche i cantanti fanno più o meno la stessa cosa. Dosso d'un rig 200 Ma no, euro. signore, non è un discorso a righe. Allora io per quelle due righe ho Sì. studiato 30 anni. E dottor, scusa, tu si stai a ciuccia la scuola e vuoi fregare tutti questi risi a me? Quindi io vi prego di rispettare la figura del musicista, perché dietro ogni performance c'è sempre molto, ma molto di più. Ciao, se ti è piaciuto il video ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.